Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Al via il settembre pedagogico che è stato presentato in comune da Stella Sorgente, vice sindaco. Questo settembre pedagogico anche quest'anno? Sì, come sempre è una grande occasione per la nostra amministrazione, per tutta la città, per appunto evidenziare ancora una volta l'importanza, il valore e la qualità del nostro sistema formativo territoriale. E anche quest'anno ci sono tanti eventi, a partire chiaramente da tutte le feste di accoglienza nei vari circoli didattici, a poi seminari, convegni su riflessioni attorno al tema dell'educazione. Quest'anno in particolar modo ci siamo concentrati sul tema delle stereotipie di genere e come anche poter contrastare le stereotipie nel mondo della disabilità, quindi andando nella direzione di una piena inclusione scolastica degli alunni appunto diversamente abili, e tutta una serie di iniziative anche sulla di riflessione sul tema della didattica per competenze e insomma delle tematiche molto interessanti per tutti gli operatori del settore. Quindi sono coinvolti ovviamente, oltre ai circoli didattici, e quindi dirigenti scolastici, insegnanti, anche però le associazioni che si occupano di istruzione, come l'AIMC, il CIDI prima di tutto, ma anche associazioni come Slow Food, UNICEF e tante altre che da sempre propongono anche progetti nelle scuole, insomma con ottimi risultati. Di tutto questo dobbiamo ringraziare Fondazione Livorno, che anche quest'anno ci ha reso disponibile un contributo di 10.000 euro per l'organizzazione del settembre. Ed ascoltiamo adesso Luciano Barsotti della Fondazione Livorno. L'impegno della Fondazione per questo settembre pedagogico. Sì, è un impegno che ormai va avanti da diversi anni, esattamente dal 2004, e tutti gli anni sosteniamo questa iniziativa, che è un'iniziativa per coinvolgere gli alunni, le famiglie e gli insegnanti, e proprio per offrire un quadro delle iniziative sul versante educativo che si tengono a Livorno. E direi che è un'iniziativa che nel corso degli anni ha sempre avuto un'ottima accoglienza e riscosso un importante successo. Anche quest'anno si svolgerà oltre settembre. Oltre settembre, certo. Beh, questo dà anche il senso di iniziative che si vanno avanti per tutto l'anno, no? Che coinvolgono le scuole, le famiglie, insomma tante attività. Livorno in questo è molto ricca e vivace. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.